Ciao a tutti, fra pochi giorni ci vediamo a Bari, al Politecnico, per Need Next e parleremo della finestra del futuro. Uno dei motivi per cui abbiamo deciso di avere e di coinvolgere team multidisciplinari è perché non volevamo immaginare il futuro dell'elemento finestra solo da un punto di vista tecnologico, ma ci piaceva l'idea di poterne dare una visione più strategica anche di mercato e di business. Detto questo, la riflessione che mi piaceva condividere con voi parte da un'idea che è quella degli ecosistemi di marca. Oggi c'è un dibattito accademico e professionale su come le aziende debbano immaginare il proprio futuro di crescita, non partendo solamente dal prodotto che viene sviluppato, che viene prodotto, ma partendo dai bisogni ai quali un'azienda sta cercando di rispondere. Detto questo, facciamo un esempio molto pratico, ma che aiuta e semplifica il ragionamento. Immaginatevi Nike oggi come un'azienda di abbigliamento sportivo per runner. Nella visione dell'ecosistema, Nike dovrebbe coinvolgere una serie di partner, grandi e piccoli, per fare in modo di poter rispondere in modo olistico a tutte le esigenze che la passione per il running porta con sé. Ovviamente l'abbigliamento è solo una piccola parte di questo nuovo mercato, questo mercato ecosistemico, ma un runner ha bisogno di mangiare come un runner, ha bisogno di prepararsi, allenarsi come un runner, ha bisogno di curarsi come un runner o di viaggiare come un runner. A questo punto il mercato di riferimento diventerebbe molto più grande, all'interno del quale però non è una sola azienda a trovare una risposta, ma è un insieme di aziende che trovano la giusta chimica per poter dare una risposta. Bene, questo tipo di ragionamento ci piacerebbe portarlo anche nel mondo della finestra, cercare di chiedersi quali sono gli altri partner che possono aiutare l'elemento finestra a rispondere in modo ancora più olistico alle esigenze principali che in questo momento un edificio richiede. Parlo della protezione, parlo del comfort, quindi immaginiamoci la finestra non solo come un elemento, ma come un ecosistema di elementi che incidono all'interno dello stesso spazio, per cui un bel tema progettuale potrebbe essere quali sono gli accessori che possono aumentare la potenzialità della finestra, quali sono le altre aziende, quali sono i servizi che possono aiutare la finestra a rendere i nostri edifici ancora più confortevoli e ancora più protetti. Detto questo, non vedo l'ora di vedervi lì, sarà divertente, ci vediamo a Bari fra pochi giorni. Ciao a tutti!